Il liceo ginnasio Mariano Buratti organizza anche quest'anno, per l'edizione 2010, il certamen Viterbiense della Tuscia. Sono ormai 10 anni che il liceo classico organizza questa manifestazione e ne ha seguito in quest'arco di tempo tutte la crescita, sia come evento prettamente culturale che come evento del territorio. In realtà questa manifestazione richiama a Viterbo gli studenti dei licei classici italiani, accompagnati dai loro docenti, per cimentarsi in una prova di traduzione di greco, accompagnata da un commento storico-filologico. È un'occasione molto qualificata per far conoscere la nostra città, il nostro territorio, per stabilire una rete di relazioni e di scambi tra scuole superiori e di curare anche l'eccellenza della scuola italiana. Lungo quest'arco di tempo le adesioni sono cresciute, sono aumentate, si sono anche registrate partecipazioni di licei classici esteri e accompagna poi la semplice, anche se qualificata e impegnativa, gara, il Convivium Viterbiense, che segna il punto degli studi critici su un autore che attualmente viene individuato. In questo siamo stati affiancati dall'Università degli Studi della Tuscia, che ha reso possibile un'alta qualificazione scientifica del Convivium Viterbiense. Quest'anno, proprio in occasione del decennale, usciranno per la prima volta i quaderni del certamen, pubblicazione degli atti del Convivium che nell'intento significa lasciare traccia nel tempo, appunto, di questi studi al di là del momento contingente del convegno vero e proprio. Il ringraziamento della scuola ovviamente va a tutti quegli enti pubblici che hanno consentito in tutti questi anni la realizzazione dell'evento. Primo tra tutti la provincia di Viterbo, il comune di Viterbo, la regione Lazio, la fondazione Carivit, istituti anche di credito del territorio, tutti gli sponsor che si fanno carico dei 10 premi che vengono assegnati nella premiazione e l'Università della Tuscia, che ospita il convegno e che collabora attivamente alla ricerca dei relatori e anche alla stesura, alla redazione dei quaderni del certamen. Questa è la 10ª edizione, quindi una tappa importante per la nostra scuola e ci auguriamo che la manifestazione cresca sempre di più, qualificandosi proprio come un evento del territorio.